ragazzi, vi dico solo buonasera, chi... buona cena. Sì. Sì, sì, giustissimo, giustissimo. Buonasera e buona cena a tutti. Buonasera e buona cena. Vi ricordiamo, vi ricordiamo che la musica che avete sentito all'inizio è stata prodotta e composta dal nostro amico Damian H. Isaac. Lo potete trovare su Spotify, ma soprattutto sui social, anche Instagram, dove pubblica, vabbè, i suoi aggiornamenti. E che siamo carichissimi. Io almeno sono carico a molla, veramente tanto. Siamo carichi. Siamo, mi sembra veramente tanto che non giochiamo, ragazzi. O sbaglio? Sì. Cioè, sì. È veramente un sacco, quindi che bello, non vedevo l'ora. Intanto volevo comunque salutare tutti quelli che ci sono in chat. Volevo ringraziare il nostro prof e dirgli di stare tranquillo, perché siamo puntualissimi nonostante tutto. Si è agitato? No, dai, sì, prof, sì. Non ti agitare. Era agitato, era agitato. Ah, un grazie all'abbonamento di Fate, che è abbonata. Un ciao a Spike, a Orso. Non so se mi sono perso altre cose, ragazzi, perdonatemi. Tanto beccatevi lo shoutino. Anche Nebbia, ciao caro. Ciao bello. Nebbia. Bello. Ma ciao a tutti. Mi hanno passato la lucidatrice? Sì. Sì. Con sei grana cromato. Molto fine. Sono cromato oggi. Invece io mi sono... Non riesco a guardarlo. No, non è vero. Invece mi sono accorto che c'era una vecchia pubblicità. C'era una vecchia pubblicità sulla droga che aveva esattamente gli occhi così, ve la ricordate? No, ti giuro. Io sì, no. Era terribile. È del 72 per caso? Perché allora non c'ero. Ragazzi, io sono 20 anni che sono abituato a Jack con la barba e vederlo senza barba è stranissimo. Gli spezzo una lancia a favore, comunque ha guadagnato sicuramente almeno 3 anni. Da 4 anni? No, beh. Anche di più, sembra un pischello adesso. È nella stessa casa. Ma ce li hai gli anni per giocare a questi giochi? Esatto. Quanti anni hai? Ho da lì da bimbo stasera, madonna. Pischello. Inquietante scoprire quanto la propria faccia sia più corta quando non hai più la barba. È alienante. È sicuramente un caso di disturbo dissociativo. E questa sera, visto che siamo su Cyberpunk, potremo parlare di questi disturbi dissociativi, quindi guardarsi allo specchio e non riconoscersi, come faccio io tutte le mattine da quando mi sono tagliato la barba. Ma quello che il Jack non perderà mai è l'autorevolezza. Povero. Questa è data dal flamingo qua dietro. Se c'è lui, allora l'autorevolezza. Siamo a posto. C'è. Altrimenti sono perso. Ho gli anni per stare su Twitch? Non lo so. Se ci bannano, se mi bannano, evidentemente non li avevo. Nebbia, ma tu scherzi? Ogni volta che Gaia cambia il colore di capelli o fa delle scelte drastiche, io devo passare un'ora a guardarla per riconoscerla come mia moglie. Cioè, per dire, ok, è ancora lei. Non è una sconosciuta che ho in casa. Ci metto un po' io. Basati sull'olfatto, vai vicino e gli fai... ma sì, ho un olfatto di merda, io non sento un cazzo. Usala ti tu. Ma avessimo l'anello, Orso, capito? Abbiamo fatto la scelta di non indossarle. E... sì, comunque, faccia da ventenne, voce da 85enne asmatico, figliolo. Credo sia allora il momento di iniziare. Sì, sì, spengo la musica, che partiamo con una musica ad hoc, perché devo fare un riassuntino. Riassuntone. Facciamolo fare ad Andrea. No. Siamo in una piazza a Night City, gente. E quello che possiamo vedere dall'alto di questa piazza è un'auto, una limousine. Davanti alla limousine un ragazzo, un certo Wave, un netrunner che piange e non capiamo il perché, urla disperato. A fianco lui un uomo grosso, vicino proprio a Mana e al nostro Varu, che lo guardano dicendo: ma che cazzo ha da fare quello lì per terra? Perché è sconvolto? Rachel e Charity sono invece più vicini a Wave. E Rachel è in qualche modo colpita dal ragazzo e dalla sua sofferenza.
e li troviamo. E solo noi che abbiamo assistito la scorsa volta sappiamo il perché Wave è disperato. Perché ha perso l'ologramma digitale del fantasma, del ricordo, dei dati di suo fratello che vivevano dentro la sua testa. Le ha persi collegandosi al satellite e ha ottenuto in cambio lo spettro della vecchia ragazza di Lizard, la signorina chiamata Granny, appunto. E ricordiamo a tutti, appunto, che i nostri protagonisti stanno cercando un modo per raggiungere quella stella, quel satellite sopra i cieli di Night City e sbarazzarsene una volta per tutti. Questa IA che ha un piano machiavellico e veramente malvagio, sembrerebbe, per cercare di conquistare la città in qualche modo. Non si capisce molto bene. Un progetto 77, qualcosa per creare il perfetto sindaco e metterlo al potere di Night City, e dopodiché riuscire a innestarsi dentro la sua testa. O a quanto pare sembrerebbe questo il piano. E quindi la scena riprende proprio sotto i nostri occhi, proprio tra le braccia disperate di Wave, che si stende vicino alla limousine e ci deve dire lui in questo momento come si sente. Wave, la rivelazione che ha appena avuto, è amareggiato ed è incazzatissimo. Infatti Wave non l'avete mai visto così, è sempre stato molto contenuto e pacato, molto attento a non rivelare le sue emozioni, ma quello che è appena successo lo ha letteralmente sconvolto e gli ha fatto perdere un attimo di anche di sanità mentale, se vogliamo. E infatti ha urlato guardando il cielo stellato: che tu sia maledetto, sole nero, ti distruggerò. E subito dopo si è di nuovo rimesso quella poker face e si è girato verso il resto del gruppo, esclamando con voce molto serrata e con digrignando quasi i denti: dobbiamo andare a fargli il culo. Guardandoli uno per uno, però, tra gli occhi. Rachel, che era lì a fianco, ti guarda e fa: ragazzo, tutto bene? Stavi friggendo mentre eri collegato a quel computer? Stavo pur friggendo, ma non sono io quello che ha perso. O meglio, io ho perso qualcosa, ma non sono io che ci ho rimesso. E quel dolore lancinante non è nulla. È il caso di fargliela pagare una volta per tutte. Rachel in quel momento guarda un po' gli altri, poi guarda soprattutto Charity e Varu. Voi avete capito cosa ha perso? Se n'è andata, Chum. Non c'è più. Non lo vedo, non lo sento più. Ci avevo messo tutta la vita a ritrovarlo e ora, in una manciata di secondi, come granelli di sabbia, è volato via. Se n'è andato chi? Guarda per terra, mio fratello. Se n'è andato. Neon è andato via. E l'ha preso quella fottuta intelligenza. Il sole nero, maledetto. Rialza lo sguardo e guarda Varu e Mana. Mana. Dimmi. Sono molto curioso di come ruolerai oggi Mana. Fai pure. C'è io. Sì, sì. Mana è lì davanti a te, ti osserva e sei abituato spesso a litigare con lui, no?
rapporto è sempre stato burrascoso. E fa un passo verso di te. Ti appoggia per un attimo una mano sulla spalla e senti che ti dice: se n'era già andato una volta, ora se n'è andato del tutto, no? Alla fine così era ora. Prima uno, poi l'altro. No, tu non capisci. Si è sacrificato per farci avere delle informazioni necessarie per eliminare quel fottuto circuito volante. E ha liberato questa e ti porge una, ti fa vedere una chiavetta in mano. Qui dentro c'è, perdonami master, non ricordo il nome della Erina, giusto? Granny si chiama. Qui dentro c'è Granny, l'ha liberata. Era intrappolata, ma questo ha permesso di farci avanzare verso il nostro progetto. Ma non doveva finire così. E questa? Prendo la chiavetta dalla tua mano lì. E questa quindi che sarebbe? Che ce ne facciamo? Ti metto una mano su quella che tu hai, che sta afferrando la chiavetta. Granny del cazzo, mi suona qualcosa, Chum. Granny 30 30 30. Porca puttana, mi suona qualcosa, Chum. Era Varu, la compagna di Garnet. Varu, facciamo che non mi tocchi. Sì, Chum. No, non era Garnet del cazzo. Era quella stronza con la katana. Stronza con la katana. Bravo, la stronza con la katana. Magari la vuole ancora. È lì dentro? È qui, Wave. No, Chum. Non è più la stessa figura, entità che avete incontrato. Qui dentro c'è la sua parte, oserei dire, umana. Ed è questo che fa quell'entità. Ti prende, ti consuma come una ruggine e ti costringe a cedergli il proprio corpo a suo piacimento, mentre tu rimani intrappolato dentro un limbo bianco, un inferno. E ora lei non è più lì dentro ed è qui, ma può sicuramente tornarsi molto utile. Utile per cosa? Perché può avere delle informazioni. È stata lì dentro così tanto a lungo. Non lo so, mi è parso di capire che avesse qualche collegamento con Garnet, e so che Neon, poco prima di sparire la prima volta, aveva avuto un contatto con lui, ma non con lui artificiale, quello fisico, ma lui, diciamo, reale, nella mente, di com'era. E non solo. Se andiamo su quello shuttle del cazzo e ci portiamo quella sventola nella chiavetta, di sicuro ci penserà due volte a farci le feste, quel piccolo strozzetto di Lizard, no? Una garanzia. Scusate, butto la chiavetta lì ai piedi di Wave. Mentre la lanci, poco prima che superi la mia vita, la afferro con un gesto di atletica, prima che cada. Giù, ma che cazzo fai? E la metto via. Ok, quindi adesso dove dobbiamo andare? Che ore sono? Saranno le 10 di sera, probabilmente. Ah, ok. Avete passato il tempo a fare diverse cose durante la giornata. E al momento vi trovate
in una piazzetta del Glen, parlare tra di voi probabilmente, con Jimmy appunto dei Cobra che vi guarda, fa: beh, allora io prenderei i miei Eddie e me ne andrei. E si riprende il computer dentro, appoggiato probabilmente sulla limousine. Giusto, giusto. Eravamo rimasti lì con loro e gli avevo promesso il pagamento, vero? Per... sì. Ok. Sì. Va bene, allora... guardo Jimmy. Sì, sì. Allora ti mando i soldi. E comunque... se c'è ancora bisogno di trovare questo ciarpame, ti faccio un fischio. Va bene. Poi Jimmy si volta verso Wave. Ragazzo, mi dispiace per la perdita. Fa un cenno, si prende il computer e poi va verso la V con gli altri uomini della squadra Cobra. Nel frattempo, ciao Linda. Ciao. Ciao. Ciao Linda. Guardo, mi volto a guardare Charity. Charity in tutto questo è rimasta molto in disparte, quasi a disagio, con le braccia conserte e proprio le spalle un po' chiuse, si guarda nervosamente attorno, non sa cosa dire, sta solo aspettando che abbiate finito. Mana, noi dobbiamo prendere quello shuttle. Ok, allora prendiamo. Ma quella chiavetta ci serve per non farci far saltare in aria da Lizard. Magari se l'è presa sul personale quando lo hai imbottito di imbottito di piombo, scusa. Andiamo a chiederglielo allora. Cosa? Se l'è presa sul personale o se ci vuole fottere? Sì, esatto. Dico, Jum, se vuoi fottere qualcuno glielo dici tu. Ma che diavolo state dicendo? Sembrate due scemi. Dai, su, salite sull'auto. E apro la porta e salgo. Rimango un attimo lì, poi vado, salgo nella macchina di Charity. Io poco prima di salire, davanti a me immagino ci sia Varu che si sta avviando verso la macchina, e a un paio di metri di distanza gli metto una mano sulla spalla e lo giro. Ehi Chum, senti un attimo, avrei bisogno, devo fare una piccola operazione, ci aiuterà sicuramente in quello che dobbiamo fare. So che certo, tu conoscevi qualcuno veloce e pulito che può fare queste cose. Ma chi è, un bisturi? Sì, Chum, hai capito bene. Un bisturi. E ci vuole, tranquillo, lo chiamo io. Che impianto vuoi farti? Vuoi fare l'impianto Venere, lo so io. Ricordiamo a tutti che l'impianto Venere è l'impianto per fare sesso tutta notte. Non serve che me lo confermi. Conosco uno che fa il caso tuo. Dove dobbiamo andare? Non c'è bisogno di queste cose, Chum. E gli faccio un mezzo ghigno. No, no, abbiamo bisogno di qualcosa di più importante. Una cosa che anche tu hai fatto e che lo stesso Neon mi ha suggerito. Ho bisogno di un alveolo perché devo potenziare alcune cose. Ah, beh. Una notte forse, non di più. È quello per i chip, no? Esattamente. Beh, sai che ti dico, Chum, lo faccio anch'io. Perfetto. Sai, sono un po' arrugginito nel guidare i caccia intercontinentali. Forse un po' di cromo mi può aiutare. Chum, ho proprio scoperto una banca di dati molto interessante che ti potrebbe aiutare a potenziare delle cose. D'altronde abbiamo un bel gruzzoletto da spendere,
ed è caso di usarlo al massimo delle possibilità. Ho la compagnia dei maldestri. Ciao maldestri. Ciao ciao ragazzi. Ciao belli. Sì, ci penso io, chiamo io. Quindi master, cosa faccio? Chiamo e cerco di organizzare per esatto. Due. Voi vi organizzate per questa notte, dopodiché passerete la nottata a riposo, immagino. Mentre chiedo agli altri due giocatori cosa hanno intenzione di fare per questa notte. Quali sono i piani? Tenendo conto che avete un appuntamento domani a mezzogiorno del vecchio rifugio del poeta con Lizard. Io sicuramente devo passare da May. Ok. Quindi lo farò stasera, non prima di averle preso un presente. Io andrò a fare la spesa. Dovrò comprare qualche arma, qualcosa, insomma. Così. Ok. Se è roba tanto pesante, devi chiedere a Varu. Se no, te la puoi cavare anche da solo. Mi pareva che fosse roba più o meno normale, sai. Ok, allora ti inventi un posto tuo tipico. Sì, allora avviso che c'è una complicata la situazione da Andre. Grande Andre. Ricordiamo che abbiamo ancora un vantaggio dato in pre-live da Pizzu, mi pare. La grande Pizzu. Master, ma a me piace così tutto. Andre sì, passa. Sì. Andre, esatto, lui è lì. Pam! So come usare la complicazione. Arriverà. Allora, sì, voglio aggiungere una cosa all'azione che farò, nel senso che sì, vado a fare la spesa, ma diciamo che darò giro un po' con Charity. Quindi quando poi saremo in macchina, se Charity mi dice caricalo di qua, di là, su e giù, ti dirò proprio: questa sera ti sto dietro un po'. Due guardie del corpo sono meglio di una, no? Poi ho da fare delle compere in queste zone. Allora, inaspettatamente, vedi che Charity non se l'aspettava, appunto, e quindi è quasi imbarazzata da questa proposta. Quindi per un attimo ti fissa e poi fa: basta che tu non mi costringa a bere la smash. E poi si gira a fissare fuori. Che sassi. Quella brodaglia. Guardiamo che la smash è una specie di Red Bull alcolica. Quindi. E basti. Crea una piccola dipendenza. Una piccola. Esatto, piccola piccola. E fa schifo, come dice Charity. Ok, allora passo un attimo da Varu. Varu, dov'è che andate a fare i vostri impianti? Andiamo da un bisturi che si chiama Occhi di Serpente. Ok. E Occhi di Serpente dove sta operando stanotte? Sta operando in una delle sue bische, praticamente c'ha tutti dei posti diroccati fuori, ma dentro sono mega tecnologici, infatti, e spesso e volentieri c'ha delle bodyguard mica male intorno. Ok, allora non è facile farsi operare da questo qua, ci vanno solo i migliori. Andate lì, chiaramente arrivate e Wave, noti subito che nel posto vendono anche altre cose. Ci sono due Maelstrom, li vedi con diverse casse, che si fumano dei jet e che mostrano diverse armi mentre aspirano la droga. Questa è il nuovo carico di droni aerei. Invece questo, guarda cazzo, iniziano a sparare dei colpi in aria. In quel momento magari Occhi di Serpente appunto esce e gli indica: ehi cazzoni, se sparate di nuovo dentro sapete che fine fate, non mi importa che siete borgati dalla testa ai piedi, avete capito? E notate il teatrino mentre arrivate e ditemi cosa fate. Sai, Chum,
Batto un colpo al gomito di Wave. Dentro c'è un dipinto a olio. L'hai mai visto un dipinto a olio? Jum, sono più interessato a tecnologie. Non mi interessano quelle cose antiquate. A cosa servono? Ma piuttosto, accostiamoci un attimo. Ho sentito una cosa molto interessante che ha detto quel Borg, quella lattina là in fondo. E voi ovviamente state cominciando a vedere degli atteggiamenti da parte di Wave che sono un po' insoliti, quindi anche questa aggressività abbastanza palese. E, perché ho sentito che hanno una cosa che può veramente tornarci utile, dei droni. Ah sì, ne ho sentito parlare nella rete. Sono dei... immagina un branco di zanzare che puoi controllare, che però sono armati a tuo piacimento e possono fare un sacco di danno. Vai a chiedere, te l'avrei procurata io, ma chiediamoli a questi signori se vuoi. Beh, se tu riesci a prenderle a un ottimo prezzo... Se ne vuoi 5, scommetto che una è gratis. Roba da manuale, master. Volevo dire, Wave. Sono più che sicuro che... io non lo so, vedo solo una cassa lì avanti. Però potrebbe essere quella giusta che ci serve. Se vuoi provare a contrattare, magari sai tu, essendo al posto, sai fare meglio. Vi avvicinate, probabilmente anche loro si avvicinano a voi. E, è una scatola contenente sciame di droni. Vuol dire che sono droni molto piccoli e comandabili. Sostanzialmente sì, adesso dico anche qualche informazione in più. Sono zanzadroni. Zanzadroni, esatto. Allora, gli sciame da drone, esatto, minuscoli droni volanti grandi quanto zanzare con armi a monocavo. L'intera nube è considerata come una singola creatura praticamente, con un'arma da mischia molto pesante. Quindi ti avvolgono e ti tagliano e ti stritolano nei loro monocavi. E uno dei Maelstrom si avvicina anche a Varu. Questa chiaramente è come regalo. E ti allunga, perché ha capito il tipo di soggetto, una bustina con della polvere bianca dentro. Pensavo non me l'avresti mai chiesto. Cioè, grazie. Ah, sei famoso qui, Varu. Ti batte il 5 lì, il jet, come funziona? Sai, per oleare un po' il nostro contratto. Lo carichi con la roba e fai così. E uno dei due Maelstrom ha una bocca verticale con diversi denti a ingranaggio meccanico che si muove. Si apre e al centro noti un tubo. Probabilmente è l'inizio del suo esofago. Avvicina il jet con carico di polvere bianca e aspira direttamente dall'esofago questa nube che esce dal jet. E poi te lo lancia. Lo carichi e lo usi quanto vuoi. Bene, Chum. Allora dimmi quanto è il prezzo e te lo carichiamo su... Sciame? Sciame 5.000 eddi. 5.000 eddi? Cazzo! Pensavo che fossimo amici. Gli amici sono quelli con gli eddi. Io ho gli eddi, siamo amici. E quindi? Adesso? Devo fare un tiro, giusto? Sì. Lui si gratta il mento con un coltello. E il tiro è su? Business. Si trova. Giusto, Wave non ha l'immagine. Colpa mia, adesso lo sistemo, grazie Orso. Vai. 11 contrapposta. Vediamo un po'. Lui è... cialtrone. Farà 20. Business. Diciamo. Lui ti guarda e fa... Solo perché sei tu. Facciamo 4.000 eddi.
Generoso, Chu. Mi giro verso Wave. Su, dai, 4.000 eddi. Non è così tanto. Gli batto un colpo sulla spalla e vado via. E mentre loro discutevano, io ho fatto un giro lì nel loro, chiamiamolo, baracchino, e ho preso un altro paio di cose. E gli lancio al Borg e gli dico: mettici anche questo paio di munizioni perforanti e questo mirino di precisione per un blaster. E facciamo 4.200. E glieli do direttamente in mano. E ti guarda, fa: se sei con Varu, affare fatto. Bene, bene. Ottimo. Ah, senti. Varu, al Totem Taz. C'è gente che ti ammira, sai? Hai fatto fuori il vecchio capo. Guardo Wave e gli dico: Sam, purtroppo quando qualcuno è spazzatura, qualcuno deve buttarla fuori, no? Guardo il cielo, dici bene, Varu, dici bene. Beh, Chum, io ho da fare. Grazie di tutto, Ciao. E mentre gli do gli Eddie sulla mano, gli dico: senti un attimo, ma c'è qualcuno qua vicino che magari ha dei programmi, dei buoni programmi da vendere? Noi non trattiamo certe cose, non è il nostro campo. Ed è per questo che ho chiesto qualcuno e voglio persuaderlo a darmi qualche informazione. Io lo sto sentendo che dice queste cose. Sì, sì, sì. Torno indietro e dico: ma allora, Chu, ma che cazzo? Hai il fixer qui e chiedi, con tutto il rispetto, a dei nobili Borg di strada. Scusa, Master, mi è scivolato il dito. Aspettavo la tua conferma. Sì, e... noi non ne sappiamo un cazzo di quelle robe da Netrunner. Ti guardano. Noi sì, non trattiamo quella roba. Mentre Varu mi parla, allora mi giro con la mano, mi giro verso il Borg. Beh, grazie dello sciame, allora. Mollo e vado via. Quindi giri con questa cassa dietro, probabilmente alle rotelline e il gancio per trascinarla. Ah, scusami, mi sono dimenticato di dirti. E mentre vado via, prendo anche uno zainetto. C'era uno zaino mimetico, nero. Ok, quello da cui metto dentro la cassa. Ok, che poi sì, serio. I programmi li troverete comunque questa notte, farete l'operazione. Passo un attimo nella macchina di Charity, così intanto guardiamo anche cosa fanno gli altri due protagonisti durante questa notte a Night City. È una notte veramente calda, e è la notte di venerdì e sabato, domani è il 27 e attualmente a Night City ci sono 39 gradi. Come nella vita vera. Tant'è che c'è, ci sono problemi nei quartieri più poveri dal punto di vista dell'acqua. Molto spesso c'è gente che si sente male e muore per strada, soprattutto chi non ha una casa. E notate da dove siete dentro la vostra limousine che appunto le forze dell'ordine vanno e vengono. E non è sicuro girare con delle armi spianate. Ok. Infatti, in realtà, Charity si guarda fuori con, cioè guarda fuori con aria preoccupata. Dopo un po', però, aveva già dato indicazioni a Rachel, la quale si sta dirigendo proprio verso il centro. E c'è proprio la TV locale di NC2, fa: ci sono tante persone là fuori che muoiono. Evidentemente non hanno seguito i consigli su come combattere il caldo, ovvero avere un lavoro e un tetto. E c'è questa ragazza bionda, ben vestita. Sì, probabilmente quest'anno a Night City ci libereremo un sacco di barboni, finalmente. Grazie, Aster. Grazie mille. Ciao. E questo per rendere chiaro il futuro meraviglioso di questa città in cui vivete. Uno spettacolo. E grazie, quando Aster. Sento la notizia, mi giro a fissare Mana
e è uno sguardo eloquente, è come dire: vedi che c'è bisogno di fare quello che dobbiamo fare. Lo trovi particolarmente impegnato, particolarmente impegnato a pizzicarsi la pelle del braccio, e vedi che non stava badando a quello che succede, a quello che sentiva. È proprio lì che si sta guardando il braccio sinistro, e con il cyber braccio destro, quindi che passa da sopra, sta prendendo la pelle dell'avambraccio, la sta tirando verso l'altro e poi la molla. E noti effettivamente che sulla parte visibile di pelle ci sono tutti dei leggeri segni di cucitura laser. Quindi capisci, visto che non avevate visto mana nelle notti precedenti, nei giorni scorsi, capisci che deve essersi operato e fatto innestare qualcosa. E però lo vedi che è molto concentrato proprio a tirare la pelle. Okay, allora vorrei far partire comunque i miei sistemi negli occhi per capire il tuo stato d'animo. Cosa rilevi fondamentalmente? Battito cardiaco, pressione adesso sanguigna? Te lo dico per la precisione, ma in realtà non credo sia precisato, però aspetta che guardo. Però sì, sono quelle micro espressioni facciali, ma anche il livello di stress di quando... analizzatore di stress, proprio è proprio un analizzatore di stress. Okay. Dice, quindi allora il livello di stress di Mana non è altissimo in questo momento, sembra più in realtà concentrato a fare qualcosa, ed è... infatti lo vedi che è proprio perso in questa sorta di analisi di che sta facendo su se stesso dopo evidentemente questa operazione. Quindi a parte quello, che lo vedi concentrato al punto che non ha forse sentito neanche quello che le hai detto, altro non ti sembra di capire. Scusa, mi sto interrotto. Sì. L'unico rumore che interrompe magari la tizia del TG è Rachel che sta succhiando dalla bibitona quello che rimane, con un rumore abbastanza fastidioso, e sta guardando col finestrino appunto proprio nella direzione di Mana. Comunque, allora, visto che mi sembra tutto sotto controllo, dopo un po', visto che saremo più o meno in centro, penso, perché io avevo detto così, e le avevo detto così a Rachel, a un certo punto gli dico: ecco, accosta pure qui, e lì perché lì di fianco, cioè più o meno dove le ho indicato, c'è una vetrina di un negozio piuttosto bello di roba cinese di gran qualità, quindi anche di armi, cose così, però cose però più cerimoniali, nel senso non armi da usare. Ok, lei accosta la macchina, continua a fissare Mana. Quando la macchina si ferma, comunque mi guardo attorno, vedo il posto. Ma qui le fanno le cipolle, secondo te? Le cipolle? Ma senti, Mana, stai bene? Sì, ho fame. È da un sacco che cerco le cipolle fritte. E ne avevo sentito parlare da qualcuno, ma non... cazzo, non riesco mai a trovarle. Vedi che proprio con una classica smorfia tutta sua, si tocca la fronte, sospira. Io ho fame. Se vuoi andiamo a cercarla assieme. No. No, Rachel, tu devi rimanere a controllare la macchina. Mentre Mana viene con me. Qua davanti il posto. Stiamo qui. Ma dico, sei sorda? Va bene.
Tuo capo ha parlato, piccioncina. Dai, Mana, vieni con me. Quando scendo do una pacca sul sedile di Rachel da dietro, proprio per scuotergli. E continua a bere quello che rimane della bibita, guardandovi uscire dall'auto, da questa limousine lussuosa. E nel frattempo vi immergete nella folla che va e viene del centro. Mentre esce, dico: non voglio che puzziate di fritto prima di andare nel posto in cui dobbiamo andare. Dopo potete mangiare quello che volete. Mi sembra di parlare con dei ragazzini. Va bene, non c'è nessun problema. Io ho chiesto da dire no e poi ci vado dopo. Guarda com'è, giusto. Allora, mentre camminiamo verso la vetrina, tu puoi vedere che ci sono molte armi esposte, molto belle. Mm-hmm. Dico, non so se te ne intendi, magari mi puoi dare un consiglio. Volevo prendere uno di quei pugnali corti. So che a loro piace, sai? Un tempo avevo una katana molto bella. Ci devi fare con quel pugnale? È un presente. Ok, è vecchio, però definirlo passato è un po' brutto ancora. Ma a chi devi portarlo? Vedrai. Alla persona per la quale ti sto impedendo di arrivare, punto. Ok, come vuoi. Ad ogni modo do un'occhiata così a naso, a braccio. Ti consiglio magari una cosa di buona qualità. Sì, mi sto immaginando proprio un negozio di quelli un po' kitsch, ma eleganti allo stesso tempo. Quindi sì. Pieno di cose, un po' caotico, con quell'odore di incenso aleggiante, tanti oggetti di giada e roba così. Ok, quindi quando entrate probabilmente comunque il locale è abbastanza silenzioso e tiene lontano fuori il rumore. Ci sono sì tanti pugnali, tante cose. E Mana mi descriverà bene l'oggetto se vuole, insomma. Però penso che il prezzo sia attorno ai 700 eddi. Va bene. Allora potrebbe essere uno di quei coltelli cerimoniali utilizzati, no, dai samurai per effettuare seppuku. E quindi te lo consiglio proprio per quello, perché quello non è un gran regalo. Perché è di valore, è costosissimo, è molto costoso ed è simbolico, perché è un regalo che implica una via di fuga. E c'è questo vecchio signore giapponese con dei baffetti poco colti, con metà del volto ricostruito, che vi guarda e fa: se volete faccio anche la lettura dell'aura stasera, solo per voi. È una pratica antica. Ehi, mi sembra il caso. È un sacco che non mi leggono l'aura. E a te, Charity? No, grazie, ma assisterò a questo meraviglioso spettacolo con gran curiosità e faccio un passo indietro. Lui ti prende le mani, quelle non innestate. Mm-hmm. Chiude gli occhi, li riapre e la scena si taglia, passa altrove. Non sapremo per adesso cosa ti ha detto, forse lo scopriremo la prossima volta.
Passiamo in un'altra sezione di Night City, una dove appunto i nostri due altri protagonisti si sono appena finiti di innestare, sono lì che si riposano, probabilmente sfumacchiano assieme a Occhi di Serpente, che ha appena finito di operarli entrambi e gli ha detto di stare tranquilli un po'. Allora ragazzi, qui è finito, quindi come procediamo? Volete rimanere qui per la notte? Tornate a casa? Che hai anche i chip. Lui ti guarda e fa: ovvio che ho anche i chip. Anche i chip, Chum. E gli batto. Dov'è che gli hanno fatto l'operazione? Sul collo? Gli batto lì vicino. Sì. Chum, Chum. Bene, bene. Era quello che ci serviva. Senti, che chip hai? Perché io sto cercando qualcosa in particolare. Roba forte. Oh, chip sia utili che dilettevoli. Bene, ti dico che quello che sto cercando io è molto sull'offensiva. Ho bisogno di... No, Moses, ti cercavo, ma dopo vedrai. Il profeta. E l'uomo ti guarda con questi due occhi probabilmente di serpenti, con iridi di serpenti, mentre un cobra si muove sulla sua pelle tutto al neon e fa: beh, ne ho per quello che volete, ne ho per saper usare, sparare meglio mitragliatori, per guidare meglio gli AV, per fare quel cazzo che volete. Io li prendo entrambi, Chum. Ok. Tu, piccoletto? Hai detto per sparare. Senti, quindi ne possiamo installare un paio su questi alveoli nuovi di zecca. Sento ancora l'odore di fabbrica. Sì, in teoria avreste tre spazi. Da regolamento mi ricordo che erano tre. Bene, allora io direi che li voglio riempire tutti e tre. E quindi ti prenderei un chip di handgun, un chip di shoulder arm e un chip di autofire. Quindi anch'io, no? Uno di autofire. Uno per guidare dei caccia inter con cosi. Allora, perdete 7 punti di umanità se è il vostro primo chip. Aspetta, 7 e l'alveolo? L'alveolo 7 anche. Quattordici bellissimi punti, ma... Io sono 35 punti di sanità. Perfetto. Bene. Andiamo a braccetto io e te. Va a un punto. Ricordati che a zero la tua scheda è... Beh, non ne ho ancora... No. 21. Sì, è vero, vai a 21. Sì, vai a 21. Quindi sei a 2. Quindi anche tu soffrirai di disturbo dissociativo. E poi Jack mi dinchi dove guardare, che guardo. Yes. Please. Master, io vado a 23, quindi meno i 14. Anche tu, arrivo... disturbo dissociativo. Figa, ma ragazzi. A posto. Ma proprio stiamo tutti bene. Però solo il primo chip, eh. Poi gli successivi non ti faranno più perdere punti umanità. Ottimo. E ti guarda e apre una valigetta. E questi invece sono i chip per dilettarsi. Guardate, con questo provi il vero amore. Con questo invece, beh, ogni volta che tocchi qualcosa ti sembra di scopare. Ce n'è io uno. Lo voglio. Dammi quello. Tieni. Se la ride, tipo. L'ho provato una settimana e poi mi è venuto il volto a stomaco. Comunque ciascun chip viene 500, ragazzi. Beh, non sono un problema i soldi.
Fai che il disturbo dissociativo è proprio che perdi contatto con la realtà, con quello che è attorno. Ti sembra di non essere lì e non essere te stesso in quel momento, come se fosse un videogioco. Non riesci a provare empatia con gli altri. Le cose ti sembrano distanti, potresti essere un po' troppo impulsivo, potresti non percepire i sentimenti umani come andrebbero percepiti veramente. Giocondo dice una grande verità alla Cronenberg, tra l'altro. Grazie, prof. Proprio videodrome totale, Giocondo. Allora, quindi sì, lui ti guarda e fa... Ne ho per tutti i gusti, cazzo. Chiedete. Devi essere a posto l'autofire o quello per guidare i caccia e questo giocattolino per divertirmi, no? Sì, sì. Ah, ne ho uno e ti guarda, Wave, per sentirsi sempre a casa. Sai, quella sensazione quando apri la porta e senti l'odore di lenzuola pulite. Una domanda per te, Master. I droni necessitano di un'abilità per essere guidati? Più che altro utilizzerai l'abilità tua di combattimento armato, cioè sostanzialmente. Ok. Di combattimento corpo a corpo. Allora direi che prenderò uno di quei chip, quindi io andrò su handgun e... Sì. Il fucile da precisione è shoulder arms, giusto? Yes, mentre allora, per combattere corpo a corpo è brawling. Brawling, e quindi saranno questi tre chip che prenderò. E quindi gli dirò a Snake Eyes, sì, molto bello, anche perché gli innesti ormai sono stati già fatti, quindi la sanità comincia già a venire meno. Sì, ma non mi interessa l'odore di casa. Penso che prenderò questi tre scintillanti di rosso e nero cromo. Vabbè. C'è un complicato la situazione da parte del prof. Grande prof. L'uomo sorride e ti dà gli innesti. Dobbiamo festeggiare, mi sento carico. Prende e si fa subito una dose di Synthcoke. Ah, quella? Ne ho due. Quale usi? Quella vecchia. Ok. E Dem e Manu, segnatevi più tre sulla scheda sulle abilità dove avete preso il... Vado. Esatto. E Dem. Sto pensando una cosa. Fammi pensare. Allora ti aggiungo un attacco, add droni. Aspetta, perché non me lo fa aggiungere? Perché vi state borgando così? Lo sapete che moriremo. Certo, la tua umanità quant'è? Così. La mia umanità è fin troppo bassa e comunque è 58. Perfetto. Bassa. Praticamente hai la nostra umanità sommata. Sei la nostra, sei il nostro faro nella notte, tu sei la bussola morale. Appunto. Tornerei, mentre comprate queste cose, da Charity e Mana, che sono già in macchina. Hanno comprato il loro pugnale e si stanno dirigendo, se ho capito bene, da Mai. Yes. Non sapremo per adesso cosa è successo dentro quel negozio. Voglio tenermelo per un altro momento. Ok, interessante questa cosa. Preoccupante anche. Arrivate nei paraggi del locale di Mai. Parcheggiate. Yes. E non lo so, penso che tu, Mana, abbia capito dove siete. Ci sei stata l'ultima volta che hai visto la madre di Sam. Sì, sì. Quindi questo locale con fuori Tiger Claw, li vedi? Ok, ok. Quindi quando... intravedo la situazione dalla vecchiaccia. Non chiamarla così, è un'amorevole signora.
molto educata. Sì. Dovrebbe essere già morta per quel che mi riguarda. A questo punto gli do, ti lancio un'occhiataccia, Mana, dico, su via, non essere scortese. E poi vado avanti. Prima che vai avanti ti afferro per un polso e tiro verso di me e ti sussurro proprio all'orecchio. Sei sicura che non sia il caso di toglierla di torno? Ma stai parlando sul serio? Fisso in silenzio negli occhi, tenendoti il polso. Allora io non mi strattono via, però ti fisso e dico, intanto Mana, è meglio che stiamo attenti a quello che diciamo ora. E secondo, ti garantisco che potrebbe esserci di nuovo utile. Alla fine devi prendere il buono delle persone. E il buono di questa signora è che ragiona tutto sommato in modo semplice. Lei ti fa un favore, tu fai quello che lei ti chiede. Fine della storia, altrimenti muori. È tutto sommato semplice e affascinante. Niente giochetti, niente sotterfugi strani, niente cambi repentini di vento. Puro e semplice affare. Ti lascia il polso. Magari lei sa farle le cipolle fritte, cazzo. Magari sì. E ti sorrido. Troppo. Meglio di sì stavolta. Vengo armata? No. Ok. Vedi che prende la pistola e se la mette comunque nel giubbotto. Esatto, e vedo che ha già capito da sola quello che... Perfetto. Dai, andiamo. Sono curiosa di sapere come sono le cipolle fritte. Sorrido. Guardo e annuisco, in modo molto serio, cioè proprio come se stessi per partire a combattere, guardo proprio seriamente a Rachel e poi mi avvio. Ottimo. Entrate nel locale e mentre entrate nel locale c'è la solita musichetta fastidiosa che ha sempre di fondo la signora Mai nel suo negozietto, nel suo localino. La vedete che non è seduta come sempre nello scantinato dove ci sono tutte le signore che giocano al go, ma questa volta è vicino all'entrata in un tavolino che si sta bevendo del tè freddo. Vi guarda, mette la mano sulla fronte e poi ti annuisce di avvicinarti. Charity, io sfodero un sorriso proprio splendente e mi avvicino, mi fermo un po' prima, faccio una specie di piccola riverenza e rimango lì a sorridere. In realtà Mana, invece, tu cosa fai? Mi avvicino, rimango diciamo alla sinistra di Charity, ma dietro di lei. Comunque sono lì che mi guardo attorno. Rachel prende magari una ragazza che sta prendendo le consegne, portando dei vassoi, fa due porzioni di cipolla fritta e una Coca-Cola alla vaniglia. Io le lancio un'occhiataccia tremenda e questa me la ricorderò per la sua prossima paga. Bene, signorina Charity, stasera a cosa devo l'onore di questa visita?
sono venuta a onorare il mio debito e a ringraziarla. Oh. Oh. Sono davvero contento di ciò. Quindi ha con lei i 40.000 etti e il posto che le conviene dare al mio parente nel consiglio di amministrazione. Certo. Perfetto. E allora può versarli pure qui e ti allunga un POS che prende da sotto il tavolo. Perfetto. Io penso di poter fare tranquillamente l'operazione. Gli verso i suoi 40.000. Riprende la macchinetta, guarda, oh, perfetto. E poi si gira e urla qualcosa in cinese dietro di sé. E vedete che da delle perline in fondo al locale esce un uomo con un grembiule addosso, abbastanza pieno di macchie di unto, e ha un vassoio con delle cipolle fritte e una coca in vaniglia, e si avvicina. Le mette il vassoio sul tavolino assieme alla coca. Se cosa vuoi, zia? Lei si gira verso l'uomo. Fa: bene, questa è la signorina Charity. Domani lavorerai per lei. Lei ci ha assicurato che potrà garantire alla nostra famiglia un posto al suo consiglio di amministrazione. Naturalmente. Mi alzo. Adesso, anzi, no, in realtà non mi sono mai seduta. Quindi non so se tendergli la mano, però non credo che si usi tanto e quindi non lo faccio. Non so, però voglio semplicemente sembrare molto molto, diciamo, amichevole. L'uomo ti guarda molto intensamente, Charity. E io dico: come posso sapere di nuovo il suo nome? Il mio nome è Lightsen, thank you. Ma mi puoi chiamare Lai. E inizia a togliersi il grembiule. Sotto è in canottiera e jeans, sostanzialmente. Noti subito che ha una fondina sotto il grembiule, che teneva sotto mentre cucinava, probabilmente. E vi guarda tutti e tre. Bene, signor Lai, è un piacere conoscerla. Si tenga pronto. La chiamerò domani per presenziare al prossimo consiglio di amministrazione, in cui verrà presentato nei membri della Corp. Le ha già detto mia zia in cosa sono bravo? Faccio una finta faccia stupita, cioè accentuando molto il mio stupore. In realtà non mi ha detto un tubo, e quindi è un no. E passo il mio sguardo su May. Mio nipote, sa, eravamo senza un cuoco e l'abbiamo messo in cucina. Sarà anche perché l'ultima volta che gli ho affidato qualcosa non è andata proprio bene. Però è specializzato a far sparire persone. Interessante. Mi sta balenando una bella idea. Vero. E le cipolle sono state messe sul tavolino, sì, okay. Sì. Allora io proprio passo in mezzo a tutti e vado a prendere una manciata di cipolle. Ne metto un po' nella mano destra, un po' nella mano sinistra, tanto ho quattro mani, quindi le due cyber le uso come vassoio per le cipolle. Poi torno indietro mangiando una cipolla fritta. Oh. Sì, non solo persone, ma anche denaro. Sono bravo a farlo passare dai conti. Lei sarà non solo prezioso in futuro, ma forse anche subito.
Non fa un cenno, proprio ti fissa. E... posso avere un suo contatto? Subito. Certo, ti manda la notifica sul tuo agent. Puoi chiamarmi a questo numero 24 ore su 24. Preferirei non essere chiamato per nome mentre mi chiama. Quindi d'accordo. Detto questo, gli sorrido, poi lancio un'occhiata a Mana, perché ha sicuramente capito cosa sto pensando. Rachel pure sta mangiando le cipolle nel frattempo, anche in maniera disgustosa, nel senso ne ha quattro in bocca e perde briciole ovunque sul piattino. E probabilmente siamo tutti e due che un po' unti e lì che mangiamo, io con queste cipolle in mano proprio. Finalmente le mangio. È mesi che volevo assaggiarne, ho sentito in un programma che ne parlavano. Sono buone, sono strane. Sono buone però, cazzo. Poi guardo il cuoco. Sei uno che ci sa fare. Oltre a tutte quelle cose fai anche delle ottime cipolle fritte. Di sicuro dalla signorina qui torneranno utili. Torneranno molto utili. Parleremo di affari molto presto. Dopodiché porgo la scatola a May. Nel senso che... May guarda la scatola, la apre. Come sempre, signorina Charity è molto cortese. E la mia famiglia è molto grata delle sue visite. E appoggia la scatola chiaramente vicino. Quindi mi posso ritenere soddisfatta e non vedo l'ora che il nostro contatto venga adempiuto del tutto anche con l'assunzione ufficiale. Detto questo, che le nostre famiglie possano prosperare. E sono molto contenta di averla incontrata, devo essere grata a Varu per questo. E dopo questo delizioso quadretto, io passerei la scena a Night City, dove il traffico va e viene e dove la notte sta passando. E io chiedo un'ultima cosa ai nostri protagonisti. Ragazzi, dove vi siete dati appuntamento e quali sono le intenzioni per domani? Mi sa che l'appuntamento era direttamente da Lizard a sto punto. Mm-hmm, esatto, sì. Sì, va bene trovarsi okay. Anche direttamente lì. E quindi io farei... Se non avete altro da fare, se avete altro da fare, ditemelo. No, io faccio delle spese, come ti dicevo, ma magari le gestiamo dopo, domani. Okay. Insomma, non c'è bisogno adesso. Idem. Perfetto. E quindi, Moses... Moses, io ti... una cosa, se ancora c'è quella spesa, falla, e non solo, ma metti anche il nome, se no lo scelgo io, chiamo scritto, Moses. Vai. Bella cosa vita. Sta accadendo? Cosa combinate? Cosa state cosa combinando? Cosa c'era in quella chat? Cosa c'era in questa chat? Non gliela dà tra i riscattabili. Non c'è inserire NPC, ragazzi. Lo sblocco subito. Vai, mentre la regia sblocca, io sistemo un altro paio di cose e colgo l'occasione per ricordare a tutti che potete spendere i guancialini, appunto, che guadagnate mentre ci guardate. Ne guadagnate di più addirittura se siete sabbati e potete farmarli, perché qui c'è fatto così, ragazzi. Forse per me li guadagnereste tutti allo stesso modo. Cosa che ho scoperto da poco, tra l'altro, questa roba. E il nostro Moses me l'aveva già detto da tempo, ci eravamo preparati. Mi aveva preparato un caramba, che sorpresa. Dovrebbe essere disponibile. Perfetto. Quindi, se non lo vedi, prova a ricaricare. Refresh e via. Perfetto.
Perfetto, allora la giornata a Night City, come diciamo, la nottata a Night City, come abbiamo detto, passa. Siamo al giorno successivo e se è possibile fa ancora più caldo che ieri. Ma i nostri protagonisti stanno arrivando nel deserto, chi con i suoi mezzi, chi assieme. E arrivate verso questa vecchio aereo militare distrutto nel deserto in cui viveva appunto il poeta, un vecchio figuro che avete incontrato nella scorsa campagna. E lì c'è un enorme, gigantesco mezzo parcheggiato. Immaginate come una specie di camion con un rimorchio coperto da un telo enorme. A fianco a questo camion vi è anche un figuro. È incappucciato. Non lo vedete bene al momento. Immagino che arrivate tutti assieme più o meno. Vedete che siete sulla limousine di Charity? Scusa, vai. Quindi sta... No, dimmi, se arrivate in maniera distinta di... Pensando che non ho altri mezzi, ma in realtà c'è l'auto sportiva che mi ha rubato Mana. È vero. Quindi io direi che io e Wave arriviamo con l'auto sportiva. Ok, arrivate assieme e vedete questa cosa, questo panorama, questo camion, questo vecchio e questo aereo semidistrutto. Io... Scende anche Rachel. Occhi aperti, Rachel. Per quello? Ma è un vecchio del cazzo. Non sappiamo chi sia. E soprattutto in realtà noi rimaniamo più indietro, perché se siamo d'accordo di parlare comunque con Lizard, aspetto anche che vadano avanti gli altri. Rachel allora prende il suo fucile automatico dal bagagliaio e se lo porta a tracolla. Mana, esci anche tu immagino dalla limousine? Sì, mi passo di fianco appunto Charity e Rachel mentre prende il fucile, le guardo. Che cazzo è quello? Che cazzo siamo venuti qua a fare? Vedi che il vecchio Mana ha un cartello a fianco. Prego, dimmi che c'è scritto tipo signorina Charity sopra, come quelli che ti aspettano. No, è un cartello che ti ricorda un po' quello che aveva anche Garnet. Quello che ho preso l'altro giorno. Esatto, c'è scritto sopra God is heaven, God in his heaven. All right with the world, cioè Dio è nel suo paradiso, tutto bene con il mondo. Ed è lì questo vecchio che vi guarda e si gratta un po' la faccia. Mi avvicino di nuovo, cioè leggo a denti stretti la scritta. Poi guardo, probabilmente ci saranno Varu e Wave a questo punto, se non arrivati. Vedete l'auto lì vicino, sì. Ok. Ok, immagino che siate scesi anche voi, ragazzi. Perfetto. Almeno io non so Wave. Sì, no, anch'io sono sceso. Li raggiungo. Raggiungo gli altri due. Quindi la domanda, Master, noi riconosciamo comunque che questa figura chi sia? Non l'avete mai visto prima. Allora Varu si avvicina, vi guarda tutti per vedere se volete approcciarvi con la parola. Mana, lo vedi che non ha capito
non ha capito che cavolo sta succedendo. Allora, se nessuno parla, vedi che vedete tutti che Charity fa come un sospiro e fa un passo avanti. Non so, Sevaru vuoi fare tu, però mi puoi fermare, non c'è problema. Stava partendo Varu, ma vede che tu allunghi il passo e ti lascia passare. Ok. Tra l'altro ne approfitta per guardarti in modo languido, perché ti ricordo che lui ha un impianto molto particolare attivo in questo momento. Molto schifoso. Abbiamo capito tutti quanti cosa succede. Va bene. Ok. E l'uomo si alza in piedi, lo vedi, si spolvera un po'. Vestito bene, nonostante sia abbastanza eccentrico. E si avvicina verso di voi. Lascia il cartello dov'è. Buongiorno, lei è? Mi potete chiamare Odin. Sì, molto interessante. Io sono Charity. Come mai lei si trova qui? Ho una consegna per un certo Varu. Allora, semplicemente Charity si gira, guarda Varu e tace. Varu si avvicina. Lo riconoscete tutti i sintomi delle persone chiaramente sballate. Buongiorno vecchietto. E si avvicina inchinandosi in avanti come se lui fosse più basso, anche se magari non è così. Lui ti guarda dall'alto. Bene, voi sarete le Valchirie per la battaglia finale, quella per la fine dei tempi. Il Ragnarok è sempre più vicino. Varu inizia urla. a camminare verso il camion. Varu urla e fa: sì, cazzo, le Valchirie della fine del mondo! E vindica e ride sguaiatamente. Quando sento Varu urlare mi affretto anch'io lì. Ehi, parlava di rock, che cazzo è? Cioè, da suonano, fanno qualcosa. Mi prendo la faccia tra le mani, l'avvicino alla mia e gli dico: la fine del mondo! Cioè... Non mi devi toccare! Mi spingo lontano. E lui urla di nuovo: wow! Completamente assente. Solitario come l'ultimo occhio di un uomo in cammino verso la terra dei ciechi. E l'uomo poggia le mani su questa enorme telo sopra il camion e lo scosta, lo tira via. Inizia a volare con il vento e quello che rivela sotto è un'enorme caccia abbastanza impolverata. E questi, signori mio, questi sono gli strumenti per uccidere un dio. E si gira di nuovo verso di voi. Gli strumenti per uccidere il sole nero. Porca puttana! Faccio qualche passo avanti. Guardo l'uomo, guardo il caccia, guardo gli altri, poi... Cazzo, è vero? Vuoi scommetterci, figliolo? Corro vicino al camion, insomma, per guardare meglio tutto il caccia. Sono particolarmente contento. Noti un logo a Arasaka un po' sbiadito, gigantesco, su una delle ali. E tipo... No, non credo di poterci arrivare, però quando lo vedo, gli mando un bacio a distanza. Bene. Questo è il regalo dal bambino con lo spirito di un vecchio. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Qui da qualche parte? Dove cazzo è? Fatti avanti, fantasma. E lì vicino la mimetica piano piano sbiadisce e si fa palese questa figura alta, circa 1,20 m, 1,30 m. Un enorme
fucile alle spalle. Eccomi qua, stronzo. Ti piace il regno di papà? Mi volto verso di lui. Faccio qualche passo e poi mi sistemo bene, tipo ruotando i talloni nella sabbia del deserto. Mi posiziono a modi, sei come un cowboy che sta per estrarre la pistola. Allora, ci sei ancora, facciaccia di merda. Sì, non me ne sono mai andato. E perché allora questo regalo del cazzo? Perché, come ha detto il vecchio Odin del cazzo, state per fare qualcosa di folle, ma che allo stesso tempo mi ha a cuore. E poi questa cosa non è del tutto gratis. I 150.000 eddi sono stati già spesi sul vostro conto, come pattuito, Charity. Questo è uno strumento sopraffino di guerra. Se vi trovano con una cosa del genere, è inutile dirvi che vi arano il culo. Quindi io sparirò e me ne vado via. Vorrei avvicinarmi a Wave e battergli anche a lui un gomito un po' più forte del dovuto, perché è tutto gasato. Ehi, chiedi al vecchio se l'ha mai guidato. Sembra uno dell'età delle prime guerre corporative. Forse c'era prima delle corporazioni, quel vecchiaccio. Chiediglielo tu, però. Wave ti guarda un po' perplesso da questa domanda, che effettivamente non capisce del perché gliela stai ponendo, ma a seconda, si gira e gli fa: ehi, ma sarai in grado di farlo volare, quel rottame? Odin si gira verso di te. No, io non indosso più le ali per volare in questi cieli. I cieli cremesi non appartengono alla mia aerea. Sono per voi, figli del nulla. Al che si gira verso Varù. Ecco, Chum, ti sei risposto. E secondo te qua chi è quello che terrà in piedi quel pezzo di metallo? Ma ci penso io, volevo solo sapere se quel Matusa lo sapeva guidare. Io voglio probabilmente l'avevo anche già attivato prima, soprattutto quando ho visto Varù tutto sballato. Ovviamente il mio analizzatore di stress, anche se è inutile, perché cioè, io voglio proprio essere certa che Varù non c'è più di tanto. Cioè, cosa vuoi sapere? Quanto sei stressato, Varù? Quanto sei fuori? Varù è molto fuori e è anche molto eccitato ed è completamente staccato dalla situazione della realtà. Ah, un saluto a Mango Kids, ragazzi, che ho visto adesso. Ciao. Allora, se mi rendo conto di questo, io stavo comunque camminando in silenzio attorno al velivolo con aria ammirata, sempre con le braccia conserte, perché quando sono da un po' di tempo a questa parte, quando sono con questi a piede libero, sono sempre più, mi sento un po' a disagio. E quindi parlo con Odin. Senta, signor Odin, quindi lei ha già volato in passato? Sì, ho volato assieme a due commilitoni. Quindi lei è senz'altro esperto. Mi dica, qui indico con il mio dito dalle unghie smaltate perfettamente, indico Varù. Quanto è pronto quello là a guidare? E quando finisci la frase senti girato verso al deserto. No,
Lui figlio della sua era. E lui è stato cresciuto dal mio commilitone. Quindi sicuramente avrà qualcosa di lui nelle sue vene. Non può però almeno dargli. Alza proprio il tono e ti interrompe. Vero? Come sta il vecchio indiano? Si gira e lo guarda. Quale indiano? Io non conosco indiani. Siamo le fottute valchirie. E l'uomo sorride e guarda nella direzione di Lizard. Questi sono proprio matti, ma forse ho fatto bene a farti uno sconto. Forse questi potranno brillare davvero. Ah, d'accordo. Almeno gli dia qualche dritta, per favore. O moriremo tutti. E mi giro e torno verso la macchina. Lui torna verso il camion e fa: salutami, Soen. E sale sul camion. Soen? E tu che cazzo ne sai di Soen? Gli dico mentre se ne va. E l'uomo risponde fra sé e sé, guardando il deserto. E senza rispondere a te, probabilmente non è questa risposta. Beh, Soen, io e lui abbiamo volato assieme. Su ali di cera. E se ne va via. Epico. Proprio saggezza nomade. E lì vicino a te, appunto, mentre vedi questo camion andarsene via con i loghi dell'Aldecaldo e lasciare lì il jet. Degli Aldecaldo hai detto? Sì, degli Aldecaldo. Lì rimane Lizard e il jet. Ma perché disprezzi così tanto gli Aldecaldo? Non è che li disprezzo, è che... boh. È che boh. Continuo a Lizard. Te lo ricordi quando sei morto? Io non sono morto, stronzo. Mi ha detto il ragazzino che alla fine tu, Granny, l'altro corpo, eri spezzato di qua e di là, eri un casino. Quindi sicuro che cosa hai sentito? Qual è il ragazzino? Non si risponde a una domanda con un'altra domanda. Non si fa, cazzo! Lo senti da lontano. Beh, non è spiacevole. Non è piacevole vivere questa vita. Lo ammetto. Ma come voi okay. Mi aggrappo con tutte le unghie, cazzo. Bene, bene. E questo è ottimo, perché tutti ci aggrappiamo a questa merda. Quello che vorrei capire è... perché non chiudiamo i conti? Non ti conviene. E mette le mani in tasca. Cosa vuoi fare adesso? Andartene via così? Lasciare tutta questa roba? A noi? Mana, io ho 6 proiettili. 6 proiettili che ti manderanno il creatore. Non vuoi scherzare con me? Non capisco perché sei così codardo, cazzo. Estrae la pistola, la vedete, ha proprio un caricatore verde. Così codardo che hai intenzione di spararmi da questa distanza? Hai paura che ti faccia qualcosa? Io voglio andarmene, basta. Signori. Non mi pare il caso. Invece mi pare il caso. Perché quello che mi frulla nella testa, che non riesco a capire, è come se è vero che effettivamente eri controllato da quella merda che abbiamo qua sopra la testa. Ci tieni così poco a farla saltare per aria. Beh,
Vi ho organizzato tutto quanto, direi che ci tengo molto. Io direi magari vuoi solo farci esplodere. Se vi volessi morti, vi ucciderei adesso e senza troppi problemi. Esatto, con i suoi cazzo di sei proiettili verdi, no? Sì, come ho ucciso il vostro amico. Sarebbe un peccato. Mi avvicino e spingo Mana. So che non vuole farsi toccare, lo voglio far arrabbiare. Lo spingo e gli dico: e come cazzo gliela ridiamo Granny se moriamo, eh? Dimmelo! Ma non, porca puttana! E che senso, Granny? Che cazzo? Spingo Varù, ovviamente. E lascio cadere per terra come Varù. Proprio. Ah! Ti ho detto che non devi toccarmi, cazzo! Ehi, stronzetti, cos'è che sapete di Granny? Cos'è che avete? Non devi andare via. Non devi ammazzarci, che cazzo devi fare? Adesso ti interessa? Nella merda ci stiamo tutti, giusto? Sì. E vedi che poggia una mano sul cappuccio e se lo toglie. Quello che vedete è un volto di un umanoide, perché non si può, non può ricordare il volto di un bambino. È completamente pieno di cavi e di metallo a nudo. Non ha neanche dei lineamenti facciali, probabilmente non ha degli occhi, è semplicemente come vedere un computer in testa a una persona. Sono proprio chip e cavi. Notte prof. Esatto. Grazie. Esatto, chip cavi, tubi. Con questa pistola in mano che punta a terra, mi guarda e fa: io credo che me ne andrò, non so dove, ma la mia intenzione è di sparire da questo mondo. Quindi, se avete Granny, la rivorrei indietro, cazzo. La rivorrei indietro. E mentre dice questo, Wave si avvicina con la chiavetta nascosta e la tira fuori dal taschino della giacca e gli dice: dunque sei tu quello che ha sparato quei maledetti proiettili verdi a distanza di qualche mese? Sì, ho sparato a tuo fratello e anche a Garnet quella notte. Ehi, giro a guardare prima Lizard e poi Wave. Perché sparire nel mondo quando puoi sparire nello spazio, eh? Chi ti dice che voglio sparire nel mondo? E io so che non vuoi sparire nello spazio con noi. Questa mi pare una cosa chiara. No, aspetta. La mia meta è altrove. Dove non esistono confini fisici. Aspetta, Ciù. Sto guardando la sua faccia orribile e gli dico: ti serve respirare lì sotto? Vuoi venire con noi? Ti attacchiamo fuori. Datemi la chiavetta e me ne andrò. E non è un consiglio o una domanda, è un ordine. E dimmi un po', perché dovremmo fare questo scambio? Fammi capire bene, perché non mi è ancora ben chiaro. Perché se no ti infilo un cazzo di proiettili in gola. Scusatemi, a quel punto, una domanda, mi sono... perché se no direi, Mana direbbe una cosa, mi sono perso prima. Wave ha detto che c'è una chiavetta, è lì quella chiavetta che la sta sventolando? Okay. No, lo sai. Tasca,
nel taschino, era semplicemente tirata fuori tenendola in mano. Ah, l'hai fatta vedere. L'hai tirata fuori. Bravo. No, nessuno l'ha vista. No, l'ha tirata fuori dal taschino, ma la tiene in mano. Ah, nessuno l'ha vista. Okay. Okay. Datemi Granny e sparirò. Ed è un ordine, cazzo. Granny è la nostra. Sono sempre sdraiato per terra che guardo verso l'alto e poi verso di lui dal terreno con la sabbia che si infila. Beh, Chum è la nostra assicurazione. Noi torniamo giù, tu ci ridai Granny e io ti ridò. Qualcuno ti ridà Granny. Cazzo. Allora, mentre tu stavi dicendo, beh, Chum, Granny, Wave, che è lì di fianco a te, ti dà una gomitata. Sono per terra, Sono sdraiato per darmi un calcio. Esatto. Senza farlo vedere troppo. E dice al nostro ospite: e chi ti dice che noi abbiamo Granny? Me l'ha detto Mana poco fa. No. Garu, forse. Te l'ho detto io, testa di chip. Allora gli tira nuovamente un calcio e dice: Chum, tu hai fatto fuori mio fratello e ora ti dovremmo restituire la tua metà solo perché ce lo stai chiedendo? Ecco, mi fai un test di convincere, Wave. La CD è 17. Intanto, mentre lui parla, diciamo che Conversation attira. Attira un attimo l'attenzione, faccio qualche passo in là. Non sto cercando di defilarmi, ma solamente di aprire un po' il ventaglio. Ok, noti che Rachel è nella limousine assieme a Charity. Si sono defilate. Per la precisione, in realtà, Charity è sulla macchina di Varu. Ah, ok. E infatti, mentre sta succedendo tutta sta roba, inizio a suonare il clacson. È uno, c'è un vantaggio. Wow, tavola, taverna. Attenzione. Del giocatore. Grazie, taverna. Ma benvenuti, ragazzi. Cosa state giocando di bello? Eccoli, come state? Oh, buon salve. Cosa stavate facendo? Bellissimi tavernicoli. Tavernicoli. Tavernieri. Wave, ritira pure se vuoi usare il vantaggio. Perfetto. Molto bene. Lui rimette la pistola in tasca. Aspetterò qui. Quando? Aspetterò qui. Se non vi vedrò, me ne andrò comunque o vi verrò a cercare. Piantala di fare. Alzo proprio la voce. Piantala di fare. Il solitario misterioso. La situazione è una merda, ok? Se ci serve una mano, più gente c'è a bordo di tutta questa situazione. Se non vuoi venire con noi fino lassù, meglio è. Quindi tieniti pronto. E ce l'abbiamo un modo per contattarti. Questa volta potrebbe essere veramente seria la cosa. Dariti al mio numero. Perfetto. Quando torniamo giù, ti riprendi la donna e te ne vai. Master, io vorrei provare a fare una cosa invece. Vai. Lui sa che noi abbiamo quello che rimane della sua donna. E però non sa nulla effettivamente se noi fisicamente ce l'abbiamo qui. E che vorrei provare o a influenzarlo a livello di human perception o di persuasione a darci una mano, perché la sua donna non è fisicamente con noi, ma sappiamo come recuperarla tramite il piano che vogliamo svolgere. Ok, lo vuoi intortare sostanzialmente. Esattamente. Voglio dirgli, tu dacci una mano e noi troveremo il modo di farti rivelare la tua donna. Cosa che invece già vogliamo. Ruoli e mi tiri un test di persuasion. Peccato, è un bel piano il tuo. Io l'avrei usata per far ammazzare Irina da lui. La CD è 13, me la ruoli. Ok, allora vado di persuasion e vediamo come. Grazie per il follow. Anzi, non ha una CD, è contro, cioè adesso tirerò per lui. Dodici, ragazzi.
molto molto male. Infatti va proprio male. Quello che io avrei ruolato sarebbe stato proprio questo. Del Jum, se tu ci dai una mano, dovremo sicuramente il modo di tirare fuori la tua donna da dove si trova. Sappiamo dov'è, ma per raggiungerla ci servirà più di una manciata di valchirie per arrivare su quella stazione. Intanto un saluto a Beltra 96, un ringrazio a Project Marvash. Infatti. Grazie ragazzi. E un ciottino, sì. Allora, mentre la scena passa sopra questo aeroplano con Valkyria sotto Arasaka, progetto Valkyria è il nome probabilmente del jet, lui ti scruta, non capisci dove sono gli occhi, perché è un insieme appunto di chip e cavi. Guarda e fa: quello che compete a voi uomini di carne non mi compete. Vi darò una mano qui, vi proteggerò il campo se volete, farò da spazzino, ma una volta che avete concluso il vostro incarico vi voglio la mia donna o i dati che ne rimangono. Dopodiché, se non me la darete, non vi darò altre possibilità di uscirne vivi. Vi ucciderò nel sonno probabilmente, o quando meno ve l'aspettate. E piano piano la mimetica sparisce. Cioè, no, la mimetica, scusate, appare e diventa confuso con il deserto e con quello che lo circonda. Notate solo che sta camminando, le orme sono visibili mentre si allontana da voi. Io e tiro un pantalone, una zampa, qualcosa di mana. Lum, andiamo a far esplodere il sole con le valchirie. Ma che cazzo stai dicendo, Baru? Dai, tirati su. Guardo Wave. Perché cazzo devi sempre tirare la corda? Mentre dici questo, Charity scende dalla macchina di Varu e fa: ma sicuro, bravi, bravi ragazzi! E faccio tipo l'applauso. Complimenti, mandiamo tutto a puttane prima ancora che parta il piano. Ma come sono felice! Sbucca Rachel. È qualcosa ancora lì fuori? Ci ascolta? È qui attorno? E io le urlo: no! Ma sì, beh, sarà ancora qua in zona. Fa proprio schifo, cazzo. In contemporanea. Andiamocene via, presto. Dai, su. Abbiamo finito qui. Ma che è finito, Chum? Dobbiamo rimettere a posto quella merda. E prendo un coso di sabbia e te la tiro addosso. E rido. sono girato che guardo il caccia. E tipo mi sto grattando, mi arriva la sabbia, me la sposto. Cazzo. Quindi dobbiamo sistemarlo qua, giusto? Se ci serve roba per la manutenzione. Rachel, vai tu a prenderla. Comincio ad andare verso il caccia e a farmi un'idea di cosa potrebbe servire per metterlo a posto, controllare che vada tutto bene. Rachel ti guarda, Charity. Vado a prenderla? Ovviamente. No, ovviamente. Ok. Vado da quei due, anzi quei tre, che hanno fatto un casino, e proprio punto il dito proprio sul petto di ognuno dei tre. Pam! Uno, due e tre. Proprio per rimetterli in riga. Dovete rimettere a posto la testa, cazzo! E dico. Quando tocchi mana, noti che i lineamenti del volto si contraggono istantaneamente. Non mi toccare! Non mi devi toccare! Ah, e chi andrà a prendere i pezzi di ricambio mentre tu stai qui? Modera i termini, bambinone.
Invece quando punti il dito e tocchi Varu appaiono dei cuori sui lentini. Fa troppo ridere questa cosa. Non c'è niente che è andato a puttane. Abbiamo il fottuto aereo. Adesso dobbiamo lavorarci sopra. Ok. E l'altro stronzo... Beh... Lasciamogli fare quel cazzo che vuole. È già tanto che non se la sia data a gambe come aveva intenzione di fare. Sentite, approfittiamo almeno del fatto che siamo qui e siamo soli. E spero, e mi guardo intorno, per definire quello che dobbiamo fare. Quindi, abbiamo questo mezzo. È sufficiente? Cos'altro ci serve? Io posso garantire la copertura aerea chiedendo a Ezechiele di intervenire. Questo posso farlo. E Erina, sinceramente ho un'idea. Potremmo effettivamente provare a farla fuori. Annuisco quando dici così. Sono disposta a mettermi in prima linea per questo, onde evitare che lei sospetti qualcosa. Potrei chiamare il nostro nuovo sicario, il nipote di Mai, ordinargli di assaltare la macchina su cui viaggerò insieme a Erina e farla fuori. Uno dei due morirà e andrà bene lo stesso. Varu ti si avvicina all'orecchio e ti sussurra. E se non riesce a farla fuori? Se non riesce a farla fuori, probabilmente morirà quell'altro. C'è un problema, dice Rachel mentre mastica una gomma da masticare. Vi state dimenticando la fottuta antenna? L'antenna, Varu. L'antenna possibile della discordia. Possibile che te lo debba ricordare, Rachel? E quando dice così esplode la bolla. Sì, già. Te lo devo ricordare io. Pensavo che voi voleste salire sul tetto della Corp per usare una cazzo di antenna che possiamo montare là dietro. E indico l'aereo e poi indico l'altro rottame da qualche parte qua intorno. E poi si guarda intorno e dice: chiaro, no? Beh, costruirla qui. Potremmo uccidere la stronza, prendere il controllo dall'interno dell'antenna e avviare il piano da qua. Ti guarda, Rachel. Charity. Non ho capito che cosa... Cioè, lei suggerisce di far fuori Erina. Sì. E di entrare nella Corp e usare l'antenna della Corp. Sì. Ciao, ventose! Ciao, ventosissime! Cosa state cercando? Arrivati. Come state? Sempre la campagna di D&D, come sta andando? Guardate quante ventose. Quindi ragazzi, dicevamo, altri riders. Sì, lei ti annuisce, fa sì. Beh, potrebbe tornare, facciamo tutto in un'unica volta. Il problema rimane se invece appunto non riusciamo a farla fuori. Io ho un'idea. E mi avvicino a Mana e faccio come per toccarlo, ma lo vedo che è incazzato e allora mi tiro indietro e saltello. Portala vicino al deserto su una macchina e noi la facciamo saltare con la Valchiria, cazzo! Con la Valchiria! E sbatto un pugno fortissimo sulla carina. Eccella ignora quello che dice Varu e anzi si gira e fa non guardarmi con quegli occhi, maniaco. Poi guarda Charity, ma non c'è una seconda possibilità. Questo piano è un piano del cazzo, dall'inizio alla fine. Andare nello spazio
prendere il controllo di una corp che è in fallimento. È chiaro che siamo tutti morti, quindi tanto vale sparare. Ammazziamola adesso. Stai dicendo che il mio piano fa schifo? Non è che fa schifo il tuo piano, è che la puntata era fallata dall'inizio. No, la domanda è: non avevamo pensato di usare un'antenna comprata da Varù? Eh sì, io posso anche procurarla, però dobbiamo decidere cosa fare di base. Questo te lo dico out game. Comunque sì, no, anche noi bene di Ventosa. Grande furetto, tra l'altro. Vedo il furetto nella campagna delle Ventosa. Ci servivano due antenne. Una era per confondere Black Sun e quell'altra per fare il jamming per evitare che cadesse a terra, una roba del genere, giusto? Che trasferisse l'IA dal satellite a uno dei computer a terra, esatto. Perfetto, perfetto. E quindi potremmo comprarle tutte e due? Domanda. Abbiamo già quella jamming, l'abbiamo già comprata. Okay, ci manca l'altra che io devo solamente capire come player. Potete usare la stessa antenna in realtà. Però ne dovete comprare una da installare là. Quella, io devo procurarla, però cioè, quella è stato sarà sui 10.000 eddi, cioè non è una roba costosissima. È una, immagina una scatola del genere, ok, grande come questa inquadratura rispetto alla mia faccia, che tu installi direttamente sul satellite e poi quello può funzionare, insomma. D'accordo. Allora, compriamo? Secondo me è meno rischioso. Erina, ricordo, la dobbiamo o coinvolgere in qualche modo o far fuori, perché quella sicuramente presto sospetterà qualcosa. Non puoi coinvolgerla nel fare finalmente un salto di qualità e fare fuori qualcuno di quelli che sono i vostri cazzo di membri dell'associazione. Almeno le dai un bersaglio, no? Quando tu dai un bersaglio a qualcuno, quello si concentra, è convinto di poter fare qualcosa, solo che in realtà il bersaglio è lei. E poi lei è già il suo cazzo di lavoro fare secchi quelli nella corp, no? Non credo che... Ma ci penserò. Quindi l'antenna si compra, quella roba si mette a posto e si crea una pista. Bisogna far fuori Arina e poi prendere controllo dell'antenna con, immagino, Wave. E poi il gioco è fatto, no? Aspetta, allarga le braccia e si abbassa tipo squat. Sento qualcosa. Grazie Orgax. Orgax 89, grazie. E poi guardo in un'altra direzione. Portiamo Arina nello spazio a combattere la tartaruga. Ecco, vedi che ha ragione. È la tartaruga. Uno dia della morfina. Che cazzo facciamo con quella tartaruga di merda? Beh, quel coso spara, no? E guardo verso il jet. Sì, ma puoi bucare la corazza di una tartaruga dello spazio con un aereo ninja. Non lo sappiamo. E soprattutto, che cazzo è una tartaruga dello spazio, ragazzi? Appunto. Se stavano porgando degli animali, ci sarà pure una tartaruga, ma... Oh, cazzo, Wave, sarà grande. Tu potresti saperlo adesso. Beh, vuoi dirmi davvero che per fare del male a una tartaruga ci serve un caccia? Mi è appena venuta un'idea geniale. Wave, tu sai che... quella tartaruga non è altro che un computer che funziona con un cervello a base biologico di tartaruga computazionale e sostanzialmente ha pochi ordini e nel proprio prompt. Di solito veniva usato come Borg di sperimentazione o cose del genere e veniva armato
per i test come possibile, ma non hai maggiori dettagli. Si parla di un certo cannone al laser. Allora, direi che comunico tutte queste informazioni al resto del team. E la domanda mia invece per The Master è: si può provare a come posso dire, minimizzare la sua offensiva provando a collegarsi al suo sistema informatico? Sì, però è un bordello. Cioè, ricordati che devi collegarti a 6 metri dall'obiettivo e se no devi sparargli un'antenna addosso di delle dimensioni rispetto di questa inquadratura, sì, rispetto alla mia faccia, allora, installargliela. Ok, va bene. Però noi abbiamo ancora una scatoletta che potrebbe mimetizzarci. Il caccia che abbiamo... Sei ancora dall'inizio, per il primo colpo. Non un caccia, non un jet del genere. No, si diceva che non può mimetizzare questo caccia. Cioè, va bene, vecchio e non si può. Ma poi va bene una V che viaggia a diciamo 20 metri ogni 3 secondi. Però questo è un fottuto jet intercontinentale. Devi installargli una tecnologia apposta e fatta apposta per lui. Ok, non abbiamo né il tempo al momento né la meccanica per farlo. Comunque comunico a tutti gli altri questa informazione riguardo quel minimo che sappiamo su questa tartaruga. Un cervello di una tartaruga nello spazio che ci spara con un cazzo di cannone laser. E Master, vorrei cercare nella vecchia base del poeta delle bombolette spray perché voglio fare dei graffiti sull'aereo. Le trovi subito, sì, assieme allora, anche a delle poesie scritte da lui. Le poesie le intasco e adesso, man mano che loro parlano, quando fanno delle pause, vi dirò cosa vedete scrivere dietro di voi come sfondo, quindi vi lascio. Ok, quindi il cannone laser sarà da qualche parte, sarà sempre piazzato là. Che cazzo vuoi fare? Hashtag Castelveccio a tutti, su una fiancata scrivo. Ste voci nella testa, cazzo! Date suggerimenti al nostro Ovaru mentre scrive. Va bene. Va bene, senti. Allora, facciamo così. Io mi occupo di quello che devo fare. Quindi metto a posto questo affare. E controllo se funziona e ci può portare su e giù. D'accordo, sai che ti dico. Rachel ha ragione. A questo punto stiamo tutti puntando tutto quanto. Quindi, mentre voi rischierete la vostra vita lassù, noi la rischieremo cercando di prendere il controllo dell'antenna della Corp. E chissà che non ci scappi anche qualche morto nel consiglio di amministrazione e il conseguente crollo ulteriore delle azioni. Potremmo fare un unico colpo e comprare tutto quanto in un'unica sera. Questo anche con l'aiuto di Wave, naturalmente. L'altra fiancata invece c'è scritto hashtag pizza morte. Mecca fisso anche. Forse sul muso ci sta bene mecca fisso, ma lo scrivo su due righe. Che ne dici, Wave? Non è andata, domani facciamo il tutto per tutto. Sì, sì. Wave, ma te sarai qui con noi, indico il caccia. Sarai con Charity. Non ho capito. Domanda che rivolgerei al Master. Io sarò a terra? O no? Penso di sì. No, Chum. Aspetta, a te la scelta, non mica a me. No, Chum. Sarete voi due là sopra e ci sarà da divertirsi. Io vi coprirò le spalle da qui sotto, anche perché se la succede qualcosa sarà un casino. In realtà è giusto così, perché lui
se prende controllo dell'antenna, la prende dalla core. Quindi, cioè, no, è inutile che ve lo portiate su, cioè, se l'antenna è giù. No, ma Wave infatti ha già risposto, ha detto proprio no, ragazzi, andate voi. Chiedevo, magari. Una bomboletta fa rumore contro la porta della limousina. Sta solo venendo agitata per il momento. La limousine, attenzione. Spero che tu stia scherzando. Io te la miglioro, giuro. No. Rachel vi guarda e fa: va bene, dai, abbiamo capito. Domani prendiamo su il mio collega, facciamo il piano per Irina, mentre voi andate nello spazio. Capito bene? Sì, hai capito bene, cazzo. Inizierete l'operazione dopo che avremo preso il possesso la corp, quindi. Per forza, ci serve l'antenna. Va bene. Lustrerò la mia Betty. Sto scrivendo sul cofano dell'autosportiva Mecha fisso, su due righe. Bello grande. Io invece mi avvicino al caccia e comincio a studiarlo effettivamente, a cercare di capire in che stato è, come funziona, tutte cose. Poi è un test di basic tech. E poi direi che concludiamo, ragazzi. Facciamo l'ultima scena. Allora, non necessita troppa manutenzione. Ha già il pieno. E noti che ha una miscela. Va a una miscela sua. Di qualche tipo. Con il kerosene. Ok. E è armato di tutto punto. E missili e mitragliatrici. Le mitragliatrici molto probabilmente nello spazio non funzioneranno. Ok. I missili sì. Una domanda, per utilizzare queste armi a livello di regole, che cosa bisogna utilizzare? Quindi per i mitragliatori, sparare mitragliatori, e per i missili, lanciamissili, lanciagranate, come funziona? Yes, yes, esattamente. Sarà EV weapons per i missili sostanzialmente. E autofire per il mitragliatore. Benissimo, Varu. Quindi siamo senza armi praticamente. Eh sì, considerando che autofire sarebbe figo, ma non va nello non spazio. Non serve nello spazio. I missili. Quindi. Boh. Ma i missili sono teleguidati, immagino. Potrebbe essere installata la possibilità. Ecco, se facessimo una roba del genere. Wave potrebbe teleguidarli, oppure potremmo teleguidarli noi dal caccia? Wave non li può teleguidare. Ok, perfetto. Però voi dal caccia sì. Forse con i Borg, forse per come mi sono borgato, posso anche guidarlo un missile di questi. È tipo, io mi sto immaginando Varu aggrappato a un missile. Lo lecco. Bicicletta. Lo lecco, lecco la punta del missile. E ti guardo, no? Con la bocca un po' aperta. E ho queste immagini di te che ti lanci a però ecco, chi guida il missile non guida in quel momento, ve lo dico. Cioè, è difficile fare entrambe le cose assieme. E certo. Poi non serve che io lo guidi mentre uso il missile, perché nello spazio non ci sono ostacoli. Mollo un attimo il volante e guido il missile. No? C'è pieno di merda nello spazio. Non c'è pieno di merda nello spazio. Guarda. C'è più pieno di merda che qui, porca puttana. Si gratta, non ha capito cosa hai detto, e dice: no, Chum, ti sbagli. Mentre l'ultima domanda, scusami, quindi col teleguidato che abilità sarebbe? Cosa... drive air vehicle. Ah, ok, diventa proprio guidare. Va bene, perfetto. Sì, sì, sì. Grazie. Perfetto, ragazzi. E mentre la scena si allontana nel deserto, i nostri protagonisti in questo piano fuori di testa che stanno per attuare, passiamo altrove.
Siamo Night City sempre. E c'è una donna in una stanza piena di computer con codici che fanno. A fianco a sé appare un uomo rasato, vestito molto bene, che abbiamo già visto nella primissima live di questa campagna. L'uomo si avvicina alla donna. Capo, quindi cosa facciamo della Isan? La donna lo guarda, lo scruta. Le faremo fare la fine che le abbiamo disegnato. Stanotte le azioni crolleranno e domani ci sarà un consiglio di amministrazione speciale in cui dichiariremo il fallimento totale e la dismissione della Corp. Sarà uno spettacolo. Prepara comunque uomini armati alla Corp. Non vorrei comunque, sai, che qualcuno facesse il ribelle. E così si conclude la sessione di stasera, signori. Spero vi sia piaciuto. E dicendo questo, aumento la musica. Okay.